Stop alle polemiche, spazio al campo da sempre giudice supremo. La splendida prova di Pesaro, la migliore dall'inizio del campionato, resta, ci mancherebbe, così come il tipico caso di borseggio. Rimuginare è perfettamente inutile. La squadra ha dimostrato grande maturità, autocontrollo invidiabile, non si è fatta condizionare, ha continuato a giocare con organizzazione, idee e qualità. Ora però bisogna ripartire. All'Adriatico Giovanni Cornacchia il Sestri Levante, quintultimo in classifica, con 11 punti di cui 8 conquistati, lontano dalla Liguria. Fuori squizzato per squalifica, al suo posto giocherà De Marco. Altre varianti rispetto a Pesaro: Moruzzi per Crialese, Merola dal primo minuto nel tridente completato da Cangiano e Vergani. Ecco dunque il possibile 11: Plizzari tre pali, in difesa Pierozzi, Brosco, Pellacani e Moruzzi, a centrocampo Valzania, De Marco e D'Agasso, davanti Merola e Cangiano, a supporto di Vergani. Noi lavoriamo molto sul tempo e lo spazio, perché il tempo e lo spazio è quello che determina poi le giocate degli avversari. Quelle cose lì le andiamo a correggere invece di guardare le nostre squadre guardando quelli più bravi. E gli ho fatto vedere il Real Madrid con il Milan, che sbagliando i tempi di uscite, il Milan ha fatto una grande partita. Eppure il Milan non era un periodo di salute. E quindi questi sono i pericoli che potremmo trovare quando non facciamo le cose fatte per bene. Sestri, quintultimo in classifica, con 11 punti, appena 8 reti realizzate, nel contempo solo 13 al passivo, di cui 7 in due partite contro Pontedera, ultimo KO esterno lo scorso 8 settembre, e 3 in casa con la SPAL. Nelle ultime 4 trasferte 8 punti, 2 vittorie e altrettanti pareggi, soprattutto porta inviolata. In generale invece la squadra ligure non segna dal 65esimo del match Sestri-Levante-Vis-Pesaro, finita 1-1, gol di Parravicini dello scorso 5 ottobre, 0 reti nelle successive 5 gare. Non vado mai a vedere queste statistiche, anche se poi le so, perché lo so che c'è, perché io non voglio condizionarmi a pensare agli avversari, io voglio pensare a noi, cosa possiamo fare di giusto noi, quali sono le cose che ci rendono, che ci mettono in forma, che ci rendono una squadra compatta, una squadra aggressiva. Ma noi dobbiamo pensare che non affrontiamo il Sestri Levante, noi affrontiamo la Juventus. Io glielo dico sempre, se noi vogliamo arrivare in Serie A, è normale che questo percorso trovi delle difficoltà. Intanto bisogna andare in B, e poi quando siamo in B andremo in A. L'allarme c'è sempre, quindi io non devo essere in allarme. Noi siamo contro chi giochiamo, noi sappiamo che dobbiamo sempre essere quelli lì. Ancora out Nunziatini, squalificato il giovane portiere Sias. Tornano a disposizione Montebugnoli e Giorno. Sistema di gioco 3-5-1-1. Il probabile 11: Annacoura tre pali, in difesa Primasso, l'esperto Valentini, classe 88, e Montebugnoli. Sulle fasce Podda e Furno. A centrocampo Giorno in cabina di regia. Mezzali, Rosetti e Conti. In attacco l'ex Clemenza, alle spalle di Parravicini. Il tecnico Andrea Scotto. Ma sì, è una partita molto difficile, perché il Pescara è una squadra che gioca, secondo me, un calcio molto bello da vedere, molto bello da studiare. Il mister Baldini cura veramente la squadra nei minimi dettagli, e poi dà un aspetto che è quello emozionale, che secondo me mi è sempre piaciuto. Anche anni scorsi ho parlato di lui sotto questo tipo di aspetto, perché secondo me dà veramente un qualcosa in più nel motore delle sue squadre. Ma noi cercheremo di fare la nostra partita cercandogli di rendergli la vita dura. Finora 2 sfide con il Sestri risalenti allo scorso campionato. 19 settembre 2023, il Pescara di Zeman e Spugna a fatica, 2-1 il neutro di Carrara. Doppietta di De Marco, primi gol tra i professionisti per il 2004. Nel mezzo il pari sul rigore di Candiano. Ritorno all'Adriatico Giovanni Cornacchia allo scorso 27 gennaio. Match senza storia, 3-0. La sblocca Cuppone, raddoppio di Merola assistito da Milani. Nella ripresa il tris firmato da Davide Di Pasquale.